se noi partiamo dall'idea che l'unico reddito accettabile è quello del lavoratore dipendente, è chiaro che la nostra riforma è finita, nel senso che tutto lo scopo, no, della, a parte che si può discutere sull'aliquota applicata al lavoratore dipendente, lì si può discutere, e lui dice troppo bassa, troppo alta, eccetera, però come dire, il reddito è quello ed è documentato da quella certificazione. Ma è chiaro che la sfida di una riforma come questa è che si stanno creando meccanismi perché l'accertamento del reddito sia possibile anche per tutti, dall'impresa individuale all'impresa societaria, perché se questo non fosse, cioè l'abbattimento dei costi, come si arriva a determinare l'utile, eccetera, deve essere un percorso che consente all'ufficio di intervenire, di controllare, e consente anche, io di quello che dicevo prima, cioè è chiaro che se oggi noi siamo in un regime per cui chi presta servizi o vende beni non certifica quella transazione, quella vendita, è evidente che è difficile poi avere gli strumenti per andare a vedere qual è l'utile reale. Se però noi abbiamo parlato nella legge del sistema telematico, e quindi abbiamo parlato della SMAC come sistema attraverso cui questa certificazione può avvenire, però è chiaro che se non dovesse essere quella, una certificazione ci deve essere, perché se non andiamo a creare le condizioni di questa verifica, tutta l'impalcatura è evidente che cade. Però delle due l'una, ci dobbiamo capire: o creiamo un sistema in cui la bassa aliquota ha come contropartita il fatto che i cittadini contribuiscono, oppure il sistema salta, perché i casi sono due: o si costringe i cittadini a pagare i servizi, e questo è quello che fanno alcuni sistemi, in cui lo stato sociale è più basso, per cui i servizi si pagano, e allora dopo purtroppo la disequità viene fuori nella capacità che hanno i cittadini di pagarsi o meno i servizi, oppure, ripeto, bisogna alzare la pressione fiscale di coloro che pagano, ma questa è una doppia ingiustizia, perché vuol dire che chi non può nascondere la sua retribuzione sarà quello che dovrà pagare anche per gli altri lo stato sociale. Allora, io credo che in una situazione come la nostra dobbiamo far di tutto, e la legge dà tutti gli strumenti perché sia possibile attrezzare il sistema in modo che il controllo e la trasparenza sia possibile. Guardate che questo, se non lo realizziamo come paese, non siamo credibili neanche all'esterno, cioè non è un problema solo interno, cioè non so se vi rendete conto, ma la prima domanda, l'altra sera il professor Zamagni, che ha fatto una conferenza a Valdragone, diceva: San Marino dovrà dimostrare come fa a mantenere una bassa tassazione e a garantire i servizi sociali che garantisce, dove prende i soldi. Quindi se non succede quello che nella riforma è previsto, vuol dire che i soldi entrano da qualche buco strano, ma siccome questo nella realtà non è più possibile, fra l'altro, quindi è evidente che non c'è un'altra via.